Il 18 settembre del 2016, Monsignor Piero Marini, presidente del Pontificio Comitato per i Congressi Eucaristici Internazionali, ha presieduto la celebrazione eucaristica mattutina della domenica. Commentando la parabola evangelica proposta dalla liturgia e ricordando che l'agire di Dio è paradossale e non corrisponde al nostro modo di agire e pensare, ha detto di Padre Pio che è stato un accorto amministratore, come quello citato nel Vangelo. Per noi è più facile interpretare questa parabola nell'ottica della misericordia. In questa prospettiva ci guida lo stesso evangelista Luca. Egli infatti ha posto una dopo l'altra due parabole, quella del figlio al prodigo, detta agli scribi e ai farisei, e quella dell'amministratore furbo, dell'uomo ricco, detta ai suoi discepoli. Sono due parabole che si spiegano a vicenda, si completano a vicenda, sono come due facce di una stessa medaglia. Ambedue sono parabole della misericordia di Dio. Il Signore questa domenica, con la parabola dell'amministratore furbo, vuole parlare a noi della misericordia di Dio. Domenica scorsa il Signore Gesù ci ha parlato della misericordia di Dio come di un agire paradossale. Il Padre aspetta il ritorno del figlio nonostante che questo abbia abbandonato la casa e sperperato tutto il patrimonio, non solo, ma accoglie il figlio anche se questi non è sinceramente pentito di quello che ha fatto. Lo abbraccia pieno di gioia per il suo ritorno. Anche nella parabola di oggi l'agire di Dio è paradossale, non corrisponde al nostro modo di pensare e al nostro modo di agire. L'uomo che possiede tante ricchezze è il nostro Dio. L'amministratore furbo è nostro Signore Gesù Cristo. Attraverso di lui Dio agisce con noi con misericordia. L'amministratore, pensando al proprio futuro, approfitta del breve tempo che gli rimane a disposizione in questo mondo per ridurre drasticamente i debiti del padrone, così egli si attira la simpatia dei debitori. In questo modo la sua giustizia, come quella del Padre, è una giustizia misericordiosa. L'Evangelista Luca ci dice che uno solo è il modo di gestire la misericordia di Dio. La si deve saccheggiare e dilapidare, come ha fatto nostro Signore Gesù. Agli occhi di questo mondo il comportamento di Dio Padre e il comportamento di Gesù è scandaloso, è una truffa. Per questo Gesù viene accusato dagli scribi e dai farisei, per questo il figlio primogenito si lamenta con il Padre. Ma l'agire di Dio è paradossalmente misericordioso. E Gesù nel poco tempo che gli rimane da vivere in questo mondo vuole distribuire ancora una volta le ricchezze del Padre suo. Questo è il motivo per cui il padrone loda l'agire dell'amministratore. Sì, l'amministratore ha capito che i beni del suo padrone non possono essere
gestiti come i beni di questo mondo. I beni di questo mondo infatti devono essere accumulati, a differenza dei beni di Dio che devono essere distribuiti a tutti. Dio agisce con un amore senza misura. In Gesù il Padre, ancora una volta, ha distribuito e continua a distribuire largamente a noi i doni delle sue ricchezze, della sua grazia. Tra i personaggi della parabola vi sono infine i debitori del padrone. Questi debitori siamo noi, con la nostra umanità inferma, con le nostre debolezze, con i nostri peccati. Ma attenzione, attenzione, l'agire di Gesù comporta per noi la rimessa solo di una parte del debito. Gesù ci fa lo sconto, ma non annulla del tutto il debito che dobbiamo pagare. Per questo ciascuno di noi deve fare qualche cosa nella propria vita. E allora ci viene spontanea la domanda: che cosa dobbiamo fare? Che cosa dobbiamo fare noi oggi, in questi giorni che precedono la festa del Santo Padre Pio? La nostra situazione di debitori, la nostra debolezza, la presenza dei nostri peccati non ci devono scoraggiare. Teniamo davanti ai nostri occhi la figura del Padre Pio. Egli, sull'esempio di Gesù, l'amministratore di cui ci parla il Vangelo, è stato un accorto amministratore e un generoso dispensatore della misericordia di Dio. Qui a San Giovanni Rotondo il Signore, nel Santo Padre Pio, ci dà un esempio e un aiuto spirituale. Per il mistero della comunione dei santi, San Padre Pio è vicino a noi. Non è forse lui un'icona dell'amore e della misericordia del Signore per noi? Tutti coloro che carichi di dolore, di sfiducia e di peccati si sono accostati a lui, non hanno forse sperimentato l'amore e la misericordia del Signore? Coloro che si sono accostati a lui per celebrare il sacramento della riconciliazione non hanno forse ascoltato le parole di Gesù: i tuoi peccati ti sono perdonati, la tua fede ti ha salvato, vai in pace? Anche noi possiamo fare qui questa esperienza di perdono, celebrando il sacramento della penitenza. Ma il Signore desidera da noi qualche cosa di più. Dobbiamo cioè diventare nella nostra vita come il Padre Pio, come nostro Signore, amministratori generosi e testimoni della misericordia di Dio. Per questo desidero concludere queste brevi riflessioni con una preghiera di un credente anonimo del 1500. Cristo ormai non ha mani, ha soltanto le nostre mani per fare il suo lavoro oggi. Cristo non ha piedi, ha soltanto i nostri piedi per guidare gli uomini nei suoi sentieri. Cristo non ha labbra, ha soltanto le nostre labbra per raccontare di sé agli uomini d'oggi.
Noi siamo l'unica Bibbia che i popoli leggono ancora, l'ultimo messaggio di Dio scritto in opere e in parole.